Siamo all'Hotel Poli di San Vittore Lona con Luigi Poli, General Manager della struttura alberghiera, ed insieme anche naturalmente a sua moglie Simona Ronca, che è da poco tempo diventata presidente della rete alberghiera Una Milano Che Conviene. Una carica, partiamo proprio da te, Simona, una carica che è arrivata non a sorpresa certamente. No, assolutamente no. Ho accettato questa carica innanzitutto perché i colleghi della rete mi hanno dimostrato comunque la loro fiducia e inoltre perché comunque ci credo fin dall'inizio in questa rete di impresa, perché credo che comunque uniti si riesca a essere più forti e per raggiungere comunque maggiori risultati. Sicuramente è stato un momento difficile quello che hai coinciso con la tua nomina. Come uscire dall'attuale impasse causata principalmente dall'emergenza sanitaria? Ma credo che si possa uscire da questa impasse comunque con serietà, pazienza e professionalità. Assolutamente l'emergenza sanitaria è la priorità in questo momento, però le autorità comunque ci devono assolutamente ascoltare per aiutarci a risolvere queste problematiche che al momento sono molte. Soprattutto fino a quando il mercato non ritornerà sostenibile per le nostre aziende e soprattutto anche quando la clientela internazionale riprenderà, insomma, ad arrivare sul nostro territorio. A questo proposito, quali iniziative potrà e dovrà prendere l'associazione per poter sperare in un rilancio del settore? Ma l'associazione dovrà dimostrare innanzitutto di non essere più individualista, bisognerà appunto essere più uniti, più forti, bisognerà investire comunque in marketing e comunicazione per valorizzare il territorio, bisognerà con i nostri fornitori e partner cercare di abbassare i costi per comunque tutelare anche la qualità per i nostri clienti. E inoltre, soprattutto, bisognerà essere appunto diventare anche più autorevoli verso le istituzioni perché ci ascoltino e appunto per aiutare a sostenerci a risolvere queste problematiche, perché altrimenti sarà molto difficile risollevare il nostro settore. Luigi, no, ti chiamo in causa, accennando a quello che tua moglie ha appena detto poco fa. Le istituzioni, cosa possono fare le istituzioni? Le istituzioni possono fare tanto. Innanzitutto devono ascoltarci, non fare solo esclusivamente i grandi proclami televisivi che poi si sentono, ma devono concretamente aiutare tutte le aziende. In particolare parliamo del comparto turistico che è duramente colpito da questa crisi. Vorrei ricordare comunque che Simona ha sempre dimostrato, lo dimostra tuttora all'interno di questa azienda, che è un valore aggiunto. Le donne in questo momento stanno dimostrando una capacità veramente di aiuto importante anche alle imprese, e questo è un segnale che anche la rete di imprese ha voluto dare, dimostrare che hanno fiducia e si ha fiducia in percorsi di questo tipo nei professionisti. I professionisti vanno ascoltati. Questo che ci tengo di dire alle istituzioni. Quando tu parli di istituzioni locali o nazionali? Entrambe. Adesso siamo, penso, nel clou anche, no? Della bagarre Elettorale. elettorale, quindi parliamo dalle istituzioni locali. La rete d'impresa è nata. Vorrei ricordarlo come supporto a un progetto che è la Milano che conviene. La Milano che conviene ed è un progetto sovracomunale, quindi le istituzioni del nostro territorio devono assolutamente riprendere in mano un progetto di questo tipo e valorizzare le imprese che hanno voglia di collaborare e di dare il loro aiuto per far crescere ulteriormente il nostro territorio, le nostre aziende, dare delle opportunità ai nostri giovani, perché quando si parla di business, il settore turistico e di business travel in questo territorio è veramente molto importante, quindi dobbiamo essere ascoltati. Però i tempi sono brevi, non credo ci siano tempi così lunghi da dover poter aspettare ancora. Assolutamente no, le statistiche parlano chiaro, veniamo da fine febbraio, almeno fino a giugno.
c'è stato un lockdown importante sia per quanto riguarda la parte alberghiera, la parte ristorativa, tutto il commercio in generale, che è quello di cui noi ci occupiamo. Le previsioni sono pessime, pensavamo in una ripresa migliore da settembre, invece le grandi fiere, gli eventi internazionali sono praticamente fermi, basta vedere la moda in questo periodo e le fiere come Mika Mipe e Linea Pelle sono assolutamente sottotono. Siamo molto preoccupati, il previsionale almeno fino a fine anno è questo, lentissimo. Dobbiamo lavorare tutti insieme per cercare nuovi target di mercato, di essere posizionati bene sul nostro mercato, sul nostro territorio e coinvolgere chiaramente maggiormente le istituzioni in un progetto d'insieme proprio per valorizzare, come diceva appunto Simona, il nostro territorio in maniera veramente importante. Ce lo meritiamo. Siamo vicini a Milano, siamo vicini ai laghi, abbiamo grandi opportunità. Direi che siete stati esaustivi, come sempre. Vi ringrazio, buon lavoro e buona ripresa in ogni caso. Grazie a Grazie a voi. voi. Grazie.